Ciao a tutti. Purtroppo Emanuele Severino è morto e l'ho saputo poco fa. Non sono dell'umore giusto per fare questo video, però gli era dovuto. È e sarà uno dei più grandi filosofi in assoluto. Colui che ha mostrato con un rigore estremo, con una chiarezza assoluta, la necessità dell'eternità di tutte le cose. Ha ripreso il pensiero di Parmenide, epurandolo da alcuni errori nichilistici, mostrando che anche gli enti sono esseri. E che la totalità degli esseri sia conforme e strutturata in base all'opposizione universale del positivo e del negativo. La distinzione originaria tra il significato essere e il significato nulla. La realtà è una struttura originaria di essenti in eterna relazione tra loro, sia sul piano ontologico che semantico. Quando mi sono trovato di fronte a queste opere, ai suoi scritti teoretici, ho provato i brividi. È come se mi fosse apparsa dinanzi l'eternità nella sua massima concretezza. Gli sono immensamente grato per il dono che ci ha fatto, per aver testimoniato questa verità. E aver prodotto un pensiero filosoficamente perfetto, contrario a ogni tipo di dogmatismo, senza presupporre nulla di infondato, senza realizzare in alcun modo alcun tipo di autoreferenzialità, confrontandosi direttamente con il nucleo essenziale di tutte le altre prospettive, che ha ripreso fedelmente, essendo stato Severino anche tra i maggiori conoscitori della storia della filosofia. Colui che ha mostrato l'errore di fondo presente in tutte le altre prospettive. L'interpretazione nichilista del divenire, della realtà. Ogni altra prospettiva presuppone il divenire come realtà autentica. Invece Severino ha mostrato non solo che il divenire non è un'evidenza, ma è persino un'ipotesi autonegantesi. Non è evidenza fenomenologica perché non appare la trasformazione delle cose in altro da sé. Appare solo una sequenza di diversi stati, di diverse configurazioni, che sono interpretate come il trasformarsi dell'una nell'altra. Riprendendo il celebre suo esempio della legna, la legna non appare trasformarsi in cenere. Ogni sequenza dell'evento è una configurazione che non mostra di trasformarsi nelle altre. Semplicemente quello che innanzitutto appare è l'apparire di una prima configurazione, la legna disposta in un certo modo. Poi appare la legna con la fiamma, poi appaiono altre configurazioni con altre
gradazioni della fiamma fino allo scomparire di tutte quelle configurazioni e all'apparire della configurazione che chiamiamo cenere. Questo è quanto sul piano fenomenologico. Il resto è un'interpretazione che deve fare i conti con le tesi severiniane. Questa sequenza, dunque, questo apparire, non testimonia il trasformarsi. Il fatto che una configurazione prima appaia e dopo non appaia più, non implica che si sia trasformata nelle altre, o che si sia annullata e che le successive si siano prodotte nichilisticamente. Severino ha mostrato che per giustificare la variazione dei contenuti che si manifestano, è sufficiente sostenere la necessità dell'apparire infinito, una dimensione oltre questa, nella quale tutti i momenti della realtà, quindi tutti gli essenti, tutte le loro relazioni, siano originarie ed eterne, come se fosse una pellicola. Quella dimensione nella quale tutti i fotogrammi sono presenti in modo ordinato, determinato. E mentre lì appaiono tutti insieme nello sguardo di una coscienza infinita, nella nostra dimensione appaiono invece processualmente, uno alla volta, determinando la persuasione nichilista della realtà e del divenire. Faccio presente che l'apparire finito, cioè la dimensione dove siamo collocati coscienzialmente, è parte dell'apparire infinito. L'idea che esista una realtà fisica, una realtà diveniente, e che noi siamo un corpo dentro questa realtà, è un'interpretazione nichilista. Noi siamo innanzitutto lo sfondo trascendentale dell'apparire, come se fosse una sorta di specchio nella cui trasparenza si manifesta il mondo. Si manifestano i contenuti interpretati come mondo e le stesse interpretazioni, gli stessi pensieri che riguardano la persuasione nichilista sono degli eterni. Tutto è eterno. Come mostra Severino che tutto è eterno? Mostrando l'incontrovertibilità dell'identità di ciascun essente, di ciascun significato, mostrando anche che il piano logico e il piano fenomenologico, pur essendo distinti, sono inseparabili, mostrando che il piano semantico, pur essendo formalmente distinto da quello ontologico, è anche ontologico e viceversa, il piano ontologico è anche semantico. Andiamo con ordine. Il piano ontologico, il piano logico, scusate, non può sussistere se non appare in alcun modo. I suoi contenuti devono apparire fenomenologicamente. E viceversa, il piano fenomenologico non sussiste senza l'incontraddittorietà logica degli essenti che vi appaiono. Il piano ontologico è semantico perché significa di per sé, è automaticamente significante come quell'insieme di positivi che non sono un nulla inesistente. E ogni essente poi significa in modo de determinato quello che è. E il piano semantico è ontologico perché è costituito da dei significati che sono qualcosa e non sono un puro nulla. Appare quindi il significato originario come qualcosa di imprescindibile. È noto il significato di nulla, è intelligibile. E lo è anche per chi lo nega. E lo nega proprio perché appare il significato della pura insignificanza del nulla. La soluzione della poetica del nulla di Severino risolve
tutte le apparenti aporie e problematiche di tale caso. Non esiste il nulla come pura negatività priva di significato, ma esiste il suo significato. E tanto basta all'essere per distinguersi dal nulla che non esiste. Il piano semantico appartiene al piano ontologico, ogni significato è un essente, ogni essente è significante e il mondo che appare non è separato dall'apparire, cioè dal manifestarsi coscienziale di tutti i contenuti dell'esperienza. Qui sto proponendo una sintesi estrema dei punti salienti fondamentali dell'ontologia severiniana, nella quale si è mostrato anche che il soggetto ultimo dell'esperienza non può essere un io empirico, un io psicologico, un soggetto all'interno del mondo che appare, ma il soggetto effettivo è l'apparire stesso, nella triplice struttura dell'apparire. L'innegabilità, l'incontrovertibilità dell'identità è tale perché qualunque sua forma di negazione è costretta a presupporla. Il fondamento della struttura originaria è l'opposizione universale del positivo e del negativo che nella sua forma concreta include anche gli argomenti a suo sostegno, quelli che ne dimostrano l'incontrovertibilità, la necessità, l'imprescindibilità. Quindi la struttura è un complesso di argomenti che mostrano la loro necessità, mostrando l'autonegazione radicale di tutte le tesi avverse, di tutti i tentativi di negarla, questa struttura. E quindi Severino ha fornito la dimostrazione assoluta, perfetta di ciò che ha sostenuto, mostrando la totale necessità della verità delle sue tesi e la totale impossibilità delle tesi avverse. Ha mostrato al contempo che la struttura originaria è il fondamento implicito di tutte le altre prospettive di pensiero, filosofiche e non filosofiche. La filosofia che ha sviluppato Severino è grande, è grandiosa non solo per il rigore estremo e radicale che la caratterizza, ma anche per la grandiosità dei contenuti implicati in quegli scritti. L'eternità di tutte le cose e il destino, la verità del destino. La gioia infinita del tutto. Proprio perché il divenire nichilistico, come interpretazione, risulta autonegandosi, da ciò segue che tutto deve essere eterno, che il mondo non è un insieme di cose, ma è un insieme di configurazioni, composte da varie determinazioni che vengono interpretate come oggetti, cose, mondo, ma non lo sono. Il divenire si autonega perché deve presupporre che l'essere non sia nulla, che A non sia B, per poi prospettare il diventare A, il diventare B, scusate, di A. Se non si presupponesse che A è A e B è B, non si potrebbe neanche prospettare il diventare A
diventerebbe B da parte di A. Ma quando si sostiene che A diventi B, si sostiene implicitamente un momento di equivalenza, di coincidenza tra A e B, perché se non vi fosse, non si potrebbe sostenere che sia A ad essere divenuto B. Tuttavia, accettando la necessità di quel momento impossibile, risulta comunque autonegantesi quella ipotesi, perché un momento nel quale A e B fossero coincidenti escluderebbe sia A e sia B in quel momento, dato che A e B sovrapponendosi non sarebbero determinati. E siccome originariamente dallo stesso divenire sono posti come determinati e come distinti tra loro, se fossero presenti entrambi nella loro trasformazione, nessuno dei due sarebbe determinato ed identico a quello che era prima. E quindi non sarebbe dell'A originario, posto come distinto da B, dal divenire stesso, a potersi predicare la trasformazione in B. Inoltre, la trasformazione implica per forza l'annullamento di qualche aspetto, di qualche determinazione, che è a sua volta un essere sé, è un essente, e la produzione assoluta di altri aspetti, di altre relazioni. E ricordiamo che anche le relazioni sono essenti. Ecco quindi perché Severino ha sostenuto la necessaria eternità. Vi è assoluta necessità in tutto quello che ha affermato. E anche, lo ripeto, nelle tesi avverse di qualunque tipo, anche quelle che ritengono che la verità sia oltre ogni ragione, oltre ogni logica, anche esse si fondano sulla struttura originaria per poter sostenere questo. E quindi anche per loro vale l'autonegazione che ho indicato prima, ripresa e riportata dalle opere di Severino. Dall'eternità di tutte le cose segue la necessità che la contraddizione C, cioè il limite, il finito, la parte che appare come se fosse il tutto, la parzialità che caratterizza la nostra esperienza sia oltrepassata e che lo sia già eternamente nell'apparire infinito e che lo sia progressivamente in quello finito. Il nichilismo, la persuasione nichilista che Severino chiama terra isolata, è destinata a tramontare. Il suo tramonto effettivo è costituito dal convegno delle coscienze. Dopo questa vita, nella coscienza, nel cerchio finito del destino che ognuno di noi è, dovrà apparire, secondo le conclusioni raggiunte dalle tesi severiniane, tutto il proprio vissuto coscienziale, tutti i momenti della propria vita, tutti presenti in modo determinato. E non solo questo, ma dovrà apparire anche il vissuto di tutte le altre coscienze, infinite, probabilmente anche di altre forme di vita, non solo di quelle umane. E questo è il primo passo per superare concretamente il nichilismo, la terra isolata. Anche queste conclusioni non sono minimamente arbitrarie, ma seguono tutte dalle implicazioni della struttura originaria.